Deciso di andare alla ricerca di un artigianato di eccellenza. In Liguria abbiamo la fortuna di avere delle vecchie manualità che vengono continuamente portate avanti, per cui siamo andati da un vetraio che appartiene a una vecchissima famiglia in provincia di Savona, ad Altare, e Costantino Bormioli soffia il vetro come lo soffiavano i benedettini nell'anno 1000. E a Campo Ligure è atterrata invece la cultura della filigrana in argento, che risale al XII secolo, e a Zoagli, vicino Rapallo, esistono ancora dei telai del Settecento per il damasco e per il taffetà in seta. Abbiamo scelto tra le due stoffe il taffetà in seta perché è un pochettino più moderno, meno pesante, è più semplice anche da lavorare, però comunque va detto che questi signori, per montare su le nostre pezze, hanno bisogno di intrecciare 180 fili, 2 giorni soltanto per mettere a posto il telaio, per poi tirar fuori delle piccolissime pezzature, perché comunque sarà un progetto limitato a pochissimi punti vendita nel mondo. Qui da Valentino a Campo Marzio abbiamo la presentazione internazionale di questo progetto, che è accompagnato anche dall'uscita della nuova fragranza, che sarà un Cyprès 1942, e in esclusiva per lui abbiamo fatto la vaniglia, che è una delle nostre fragranze nascoste che avevamo lì nel cassetto e che forse un giorno tireremo fuori come linea. Quindi, una volta identificato il progetto, ho chiamato a raccolta questi artigiani, ci siamo visti in uno dei palazzi più belli di Genova, uno dei palazzi dei Rolli, sotto il controllo dell'UNESCO, esattamente Palazzo Imperiale, visto che mi chiamo nobile, e sotto queste volte affrescate abbiamo lanciato questo progetto. Francamente in Liguria non è mai successo che si riunissero degli artigiani e mettessero a disposizione le proprie capacità. Forse il fatto che io, anche se sono 18 anni che sono a Genova, non sono genovese ma sono napoletano, siamo riusciti a concretizzare questo progetto. L'idea, devo dire, è stata accattivante per tutti. Mi sembrava di essere in mezzo a una sala giochi di bambini e si era tirato fuori questo nuovo gioco. E devo dire che il risultato è molto interessante, richiama un po' gli anni 20, richiama un po' la nostra cultura, la cultura del profumo, e siamo ben contenti di averlo potuto realizzare. Bene, innanzitutto a Roma abbiamo, d'accordo con Valentino, questa esclusiva per Campo Marzio, per cui sarà un prodotto che verrà collocato laddove il nostro cliente pensa di poter trovare interesse nei suoi clienti, quindi non saranno obbligati i nostri concessionari ad avere il progetto degli estratti, non vogliamo spingerlo sul mercato, vogliamo che sia veramente una chicca soltanto per quelli che hanno degli possibili amanti di questo tipo di prodotto. Beh, saranno purtroppo distratti dalla bellezza della bottiglia, dalla bellezza di tutto quello che rifinisce il prodotto esternamente. Troveranno un prodotto puro, troveranno quella che è la nostra filosofia comunque nelle nostre fragranze. Il nostro target è sempre un consumatore elegante, sobrio, non faremo mai qualcosa di estremamente modaiolo che possa finire nel tempo. E cercheremo di non andare, purtroppo questa è la cosa più difficile, a copiare quelle che sono delle opere d'arte realizzate da qualcun altro prima di noi.